Dissapori. L'amore non corrisposto è sempre amore. Ribrand Dillon è molto preoccupato per il suo matrimonio con Carolinea e, come in ogni soap opera che si rispetti, si confida con il suo amico Vic Thorn. Vic Thorn? Ribrand Dillon, ma spiegami che succede. Sono preoccupato per Carolinea, non è più quella di una volta. Ma non dirmi che non ha più quei grossi seni sodi al gusto di rabarbaro. No, no, i seni sono sempre belli grossi e i suoi capezzoli belli turgidi. Ah, meno male. E le cosce? E gli è venuta la cellulite? Victor, conosci molto bene mia moglie. Sempre in forma, sempre in palestra. Nonostante abbia ormai i suoi 26 anni scarsi e siano passati ben 6 mesi da quando l'hanno eletta Miss Arcanada, rimane sempre una bella donna. Ah, ottimo, ottimo. E il lato B? Non mi dire che ha messo su qualche chilo proprio lì, eh? No, ha sempre le chiappe belle sode. Lì non guasta. Alle volte ho l'impressione che vorresti portartela a letto volentieri. Chi? Io? Ma figurati, non potrei mai fare sesso con quella grandissima topa di tua moglie. Sicuro? Sai, per un periodo ho sospettato che fossi tu a inviarle dei fiori con dei biglietti d'amore firmati col tuo nome. Non diciamo fesserie, riprendilon. Io poi sono allergico ai fiori. Figurati che appena le mie piante di cannabis fanno i fiori, devo sbrigarmi a toglierli tutti e farli essiccare perché il polline proprio mi dà un fastidio esagerato. Ma certo, mi avevi parlato di quella tua allergia ai fiori della cannabis che ti costringe a fumarli. Comunque non è di questo che dobbiamo parlare. Mia moglie Carolinea, secondo me, non mi ama più. Interessante. In che senso? Sei contento che ci lasciamo per potertela portare a letto? Ma insomma, ma sei proprio fissato con questa storia, eh? Ma ad ogni modo, è un periodo che esce sempre per conto suo. Ah, davvero? Esce da sola? No, è proprio questo il problema. Esce in continuazione con un tizio che non conosco. E credi che facciano il sesso insieme? Non lo so, è una cosa strana. Glielo chiedo pure e mi risponde che va a delle feste. Delle feste. Feste? Sì, feste, delle feste. Aspetta, partiamo dall'inizio. Allora, come lo ha conosciuto questo tizio? Non lo so, è comparso all'improvviso. Io rientravo dal lavoro e li ho trovati insieme in salotto che parlavano del più e del menù. Del più e del menù. Ma quindi questo tizio deve essere un ristoratore o qualcosa del genere. Infatti, non so da dove sia arrivato, ma stava dicendo che era intenzionato a stabilirsi qui e ad aprire un ristorante italo-maiemese in Arcanada. Il mondo è pieno di gente che viene qui ad aprire ristoranti italo-maiemesi. Ma perché era così in confidenza con tua moglie? Come mai si conoscevano? Sai, sembri quasi geloso. Chi? Io geloso? Quel bastardo maledetto che devo morire? Ma andiamo, Ribrandilon. Sono solo preoccupato per te e per il tuo matrimonio. Ho in procinto di andare in malora e lasciare tua moglie libera di accoppiarsi con tutti i tuoi amici. Ma ti ringrazio, Victor. Le tue parole mi sono molto di conforto. Insomma, hai scoperto qualcosa? Certo, ne ho parlato con lei. Mi ha detto che è suo zio. Suo zio? Sì, aia. Suo zio che è stato lontano per anni e che ora è tornato per stabilirsi definitivamente in Arcanada. Ma perché esce in continuazione con lui allora? Sembra che questo zio sia un maniaco dei party. Gli piace andare a tutte le feste e chiede a Carolinea di accompagnarlo per presentargli tutti i suoi amici. Non mi convince. No. Dobbiamo vederci più chiaro. Senti, dividiamoci i compiti. Tu segui questo zio in qualche festa e vedi come si comporta, eh? E tu? Io andrò dietro un po' a tua moglie quando è sola. La seguirò anche fin dentro la doccia se necessario, No. Grazie, Victor. Sei un vero amico. Riusciranno Ribrand Dillon e Victor a scoprire qualcosa? Questo misterioso amico di Carolinea è veramente suo zio? E perché così fissato per le feste? Lo scoprirai nella prossima genealogica puntata di Dissapori che si intitolerà Lo Zio Feste! Madonna! Che lerciata! Mi hanno appena tirato uno schiaffo morale. Sì, un ascoltatore, Emanuele Bastari. Già, vedi il cognome, già comunque ti fa capire che è un bastardo di merda. Dite a quello avanti, che sarei io, che in Italia su Sky Mad Men lo davano 3 anni fa. E allora? Cosa cambia? Non cambia il concetto, però cretino. Era ambientato negli anni 40, quindi era la serie prima. Libero sfogo degli ascoltatori, andiamo! Bastard Inside Live. Perché parlare da solo in auto? Mandaci un messaggio con la One App, no?
Ragazzi, l'evasione fiscale la fanno i ricchi. Io e mia moglie guadagniamo 1000 euro al mese in due. Non possiamo fare l'evasione fiscale. L'unica cosa che posso fare è sbattermene i coglioni. Non pago multe, non pago il bollo dell'auto o della moto perché non pago la tassa su una cosa che è già mia. Ciao bastardi. Si chiama evasione fiscale. E poi arriva l'esatri. Ma a Seveso, che Paolo Noise saprà dov'è, c'è questo ingrosso di cinesi. Se tu compri qualsiasi cosa, ti fanno lo scontrino, sì, però dopo lo guardi, sto scontrino c'è scritto 0 euro reso. Capito? Loro fanno così. Ma siete dei figli di puttana! Belli. Ma mettetevi sti cazzo di beef, no, porco! Oh, Mazzoli, bastardo di merda chi? Ma tu al cinema a vedere il mio film ci sei andato? No. Testa di c'è. Ah, Wender, sei un coglione, un coglione. Poi i toscani sono i migliori. Bene, dai, dopo la scenetta di Wender... devo dire tutto bene. Ci sentiamo l'anno prossimo forse, buona Pasqua. No, insomma, buona Pasqua no. Dai Wender, ti do la possibilità di rifarti. Bippa questo. Porco. Bravo, questo va bene. È Wenderland, tutta la nazione. Questo è Wenderland, sente il bestemmione. Questo è Wenderland, senza censura. Senza il beep. 105, questo è Wenderland. Cretino, cretino, ride il cretino. Sì, adesso sì. Ci chiudono e lui ride. Ma va, abbiamo fatto il botto. Sì, sì, oh, Wender, oggi sei uscito grosso lo così, so, proprio. Come un bestemmione. Dai, fermiamoci per qualche minuto, ma ricordate che mancano solo 8 mesi a Natale. Portiamoci avanti almeno una volta nella vita. Cominciate a mandare i vostri regali per tutti noi in via Turati 9 a Milano. Ovviamente all'attenzione di Pippo Palmieri. Grazie e buone feste. Noi siamo lo Zoo.